Massimo Giletti torna in TV dopo il malore, gaffa per l'emozione. Rieccoci a Non è la Rai, dopo il breve ricovero per influenza e coliche che lo avevano costretto a interrompere Non è l'Arena. Giletti torna al comando del programma ma l'emozione lo tradisce. A una settimana da lieve malore che lo aveva colpito a Non è l'Arena, Massimo Giletti si è ripreso ed è tornato a condurre regolarmente la trasmissione di La 7. Domenica 4 febbraio è andata in onda la nuova puntata con un Giletti tornato perfettamente in salute, ma tradito dall'emozione. Accolto dal pubblico in studio con un grandissimo applauso, il conduttore si è lasciato sfuggire una piccola gaffa. Buonasera a tutti, siamo tornati qui al timone di Non è la Rai, Non è l'Arena. Si è poi svincolato abitualmente dalla confusione tra il suo programma e lo storico show di Boncompagni, e la Rai ce l'ho sempre nella testa. Un riferimento alla sua lunga carriera nella TV pubblica, chiusasi nel 2017 non senza polemiche, con lo sbarco alla 7. La puntata è interrotta per influenza. Nella puntata del 28 gennaio, Giletti era stato costretto a interrompere la diretta perché impossibilitato a continuare. Al posto della puntata live è stata mandata in onda una registrazione del programma realizzata nel pomeriggio. I profili social di Non è l'Arena hanno immediatamente rassicurato il pubblico spiegando che si trattava semplicemente di una forte influenza. Il breve ricovero, sopraggiunte anche coliche. Giletti è comunque stato ricoverato all'ospedale Umberto I di Roma per una per accertamenti, soprattutto perché con l'influenza sono sopraggiunte coliche renali. Il conduttore è stato dimesso il giorno dopo e oggi appare completamente ristabilito.